Ciao pescatori appassionati di mare, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi parleremo dei metal jig in caduta, in particolar modo di cosa influenza durante l'azione di pesca la caduta dei nostri metal jig. Intro! Spesso ci capita di vedere dei filmati dove si vedono dei metal jig all'interno di una vasca, all'interno di una piscina, che hanno una caduta, uno sfarfallio molto adescante, molto accentuato, molto bello, però quello che noi vediamo in questi video non è realmente ciò che accade poi in pesca, perché praticamente spesso quando vediamo questi video fatti nelle vasche non rispecchiano le condizioni che poi troviamo in pesca. Spesso questi metal jig sono gestiti in verticale, hanno dei fili molto sottili attaccati al posto del moschettone, non c'è minuteria, non c'è moto ondoso, non c'è presenza di corrente, eccetera. Quindi nel video di oggi cercherò di spiegarvi, a parer mio, perché quello che noi vediamo in questi video non rispecchia la realtà in pesca e che cosa va a influenzare la caduta dei metal jig. In primis partirei parlando della corrente. Quando noi vediamo all'interno delle piscine o delle vasche questi metal jig che sfarfallano un casino, all'interno di queste vasche qua non c'è presenza di corrente. Per cui un conto è farli sfarfallare così, però quando siamo in pesca, lanciamo il nostro metal jig, lo lasciamo cadere e ci sarà una massa d'acqua che lo investe, limiterà lo sfarfallio dello stesso. Praticamente potrebbe, in base alla tipologia, alla distribuzione delle masse che ha il metal jig in questione, potrebbe non sfarfallare più per via della presenza della corrente, oltre che a non farci rimanere in pesca perché non riusciamo mai a toccare il fondo oppure ad arrivare nello strato d'acqua che vogliamo sondare. Un'altra cosa molto importante che è spesso sottovalutata, che però può influenzare la caduta del metal jig, è come lo armiamo. E nelle piscine, nelle vasche vediamo il metal jig spesso che magari non hanno neanche gli assistuc, quindi se noi andiamo a montare sul nostro metal jig un doppio assistucco con ami molto pesanti, un jigging braid molto spesso, tanta minuteria, spesso vedo che tanti utilizzano più minuteria del necessario, magari gli ami sono anche dressati o ci sono gli octopus, questo poco peso, perché comunque sia ha un peso, gli ami, la minuteria e tutto il resto, i moschettoni, i solid ring, gli split ring, messi sulla testa del metal jig, influenzano la distribuzione delle masse, perciò ci vanno a variare la caduta del metal jig. Inoltre, utilizzare degli octopus molto grandi o dei dress molto importanti sugli assistuc in presenza di forte corrente potrebbe contribuire a dare maggior dimensione alla parte che viene investita dalla corrente, per cui già questi due fattori qui vanno a limitare o a modificare la caduta del nostro metal jig, quindi lo sfarfallio. Un'altra cosa da tenere presente in considerazione è il bando di treccia che noi abbiamo dal nostro punto dove peschiamo a dove abbiamo lanciato il metal jig, perché sì, per quanto la treccia possa essere fine, questo bando qua, un po' per il vento inizialmente, poi per la corrente, ma rimettiamoci anche un minimo di moto ondoso del mare, possono andare a frenare la caduta del nostro metal jig. Cerco di spiegarmi meglio. Mano a mano che il metal jig cade, noi abbiamo una porzione di treccia dal punto dove il metal jig sta cadendo al nostro punto dove peschiamo sulla scogliera o sulla spiaggia. Questo bando, per quanto fine possa essere la treccia, va a influenzare, a entrare in gioco, diventa uno dei fattori importanti anche per la caduta del metal jig, che può modificare o frenare. E a tal proposito c'è anche da dire come mai noi filiamo la treccia, perché alcuni pescatori, specie chi si avvicina ora allo short jigging, cosa fa? Lancia il metal jig, chiude l'archetto e aspetta che il metal jig tocchi il fondo. Avendo praticamente quindi il metal jig impiccato, bloccato, senza filargli la treccia, questo metal jig sarà, oltre a tutti gli altri fattori, piantato con la lenza in obliquo e praticamente cercherà di scendere piano piano. Mentre se noi filiamo con le dita la treccia piano piano in base a quanto il metal jig ci chiede treccia, senza impiccarlo avremo uno sfarfallio più accentuato che chiudendo subito l'archetto come fanno tanti. Cioè, da stare attenti, ovviamente non lasciate l'archetto aperto e filare la treccia, perché magari moto ondoso, corrente o un pochino di vento nella fase iniziale dopo averlo lanciato possono farci portare fuori parecchia treccia, il metal jig no, e perdiamo il contatto con il metal jig, per cui non riusciamo a capire se magari abbiamo un attacco o un'allamata in fase di caduta. Per cui filate sempre la treccia piano piano
e tenetevi sempre pronti magari a chiudere l'archetto e afferrare. Ci sarebbero anche altri fattori un pochino più complicati, però li vedremo poi più avanti una volta che avremo trattato anche le specifiche tecniche dei Metal Gig, come la distribuzione delle masse, i materiali e tutto quello che ci gira intorno. Il Metal Gig sembra un'esca stupida a detta di tanti, un'esca semplicemente di metallo, però è un'esca e una tipologia di pesca, lo show jigging, parecchio complessa. Per cui, ricapitolando, i metal jig, come li vediamo mai scendere sullo spot, sulla scogliera, sotto i piedi, oppure in alcuni video che troviamo online, non rispecchiano, per via dei fattori che vi ho elencato e spiegato, la realtà che poi andiamo a ritrovare in pesca. Vi invito a farmi sapere la vostra nei commenti, fatemi sapere come la pensate, se vi trovate in accordo con me, in disaccordo con me, e cerchiamo di tirar su qualche discussione costruttiva. Il video finisce qui. E se il video vi è garbato lasciate un like, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Se i video vi garbano condivideteli sui social network dove siete iscritti. A me non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!